La catechesi di questo mercoledì 20 dicembre 2006. Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale che introdurrà con il segno della croce e il saluto liturgico. Prepariamoci ad accogliere la sua parola e ricevere la sua benedizione. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Pax vobis. Et cum spiritu. Ma è la domanda, l'umanità del nostro tempo attende ancora un Salvatore? Si ha la sensazione che molti considerano Dio come estraneo ai propri interessi. Apparentemente non hanno bisogno di Lui, vivono come se non esistesse e peggio, come se fosse Dio un ostacolo da rimuovere per realizzare se stessi. Anche fra i credenti, siamo sinceri, alcuni si lasciano attrarre dalle tante chimere e distrarre da fuorvianti dottrine che propongono illusorie scorciatoie per ottenere la felicità. Eppure, pur con le sue contraddizioni, le sue angustie, i suoi drammi, e forse proprio per questi l'umanità oggi cerca una strada di rinnovamento, di salvezza, cerca un Salvatore e attende talora inconsapevolmente l'avvento del Salvatore che rinnova il mondo e le nostre vite, l'avvento di Cristo, l'unico vero Redentore dell'uomo e di tutto l'uomo. Certo, falsi profeti continuano a proporre una salvezza a basso prezzo, che finisce sempre per generare cocenti delusioni. Proprio la storia degli ultimi 50 anni dimostra questa ricerca di un Salvatore a basso prezzo e tutte le delusioni che sono rimaste. È compito di noi cristiani diffondere con la testimonianza della vita la verità del Natale che Cristo reca a ogni uomo e donna di buona volontà. Nascendo nella povertà del presepe, Gesù viene ad offrire a tutti quella gioia e quella pace che possono soli colmare l'attesa dell'animo umano. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus
debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Sit nomen Domini benedictum, ex omnum venusque in seculum, adiutorium nostrum in nomine Domini, qui feci celum et terra, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.